La realizzazione di un'ambizione che già da qualche anno gli organizzatori consideravano necessaria per spingere questo evento verso maggiore visibilità, e la scelta di un sito come il Parco Archeologico di Grumentum si è rivelata facile e per certi versi inevitabile. Prima di tutto per il valore simbolico che un tale concentrato di storia e radici rappresenta per l'intera comunità della Val d'Agri, e poi soprattutto per cogliere un'occasione unica, la possibilità che un luogo consacrato alla cultura classica si riappropri anche della cultura popolare che innerva la storia, ospitando questo evento che racconta con la musica, le danze e i canti la storia dei popoli del mondo. Tutto questo si è potuto realizzare grazie all'impegno sinergico tra la soprintendenza ai beni archeologici della Basilicata, la provincia di Potenza, il Centro di Drammaturgia Europea e il Comune di Grumentonova. Da sottolineare anche la sensibilità del soprintendente Antonio Dade de Siena, che superando non poche difficoltà ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo del sito. Inoltre questa 16ª edizione si è avvalsa del riconoscimento da parte dell'APT con l'inserimento nei programmi integrati di offerta turistica e ha avuto per la prima volta il patrocinio del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese. E su questo palco saliranno 4 gruppi internazionali: Croazia, Indonesia, Messico e Russia. Paesi lontani e diversi tra loro, per uno spettacolo da gustare con gli occhi e soprattutto con il cuore. Cominciamo con la Croazia. Il gruppo si chiama Kud Brodosplit, arriva da Spalato. È stato fondato nel 1972 e si è sviluppato intorno al ricco patrimonio storico ed etnico della Croazia, della Dalmazia e della città di Spalato, appunto. E allora partiamo, ecco a voi i Kud Brodosplit. A dopo.